Dopo, diciamo, volevo tenere un attimo il filo con Enrico Rossi, andando su un tema: il Partito Democratico alla sinistra in Italia è tradizionalmente molto vocale, la capacità di fare autocritica e a volte sono andare oltre e farsi anche male, questa è l'ironia che spesso la avvolge. Ma dunque, quindi, seguendo quello che diceva Benamati, possiamo dire che in qualche modo, se anche l'ultimo sondaggio pubblicato su Repubblica dice che il PD ha perso parecchi colpi rispetto alle europee, insomma, che è stato il momento di questo partito Renziano particolarmente significativo, vuol dire che ha cambiato la sua natura, che non sa più parlare ai ceti popolari o al suo elettorato tradizionale. Questo è il tema, è da qui che parte la riflessione e la politica. La domanda è precisa, se mi si chiede se abbiamo cambiato la natura, io rispondo senz'altro no. E quello che vedo andando a fare assemblee, andando a fare incontri, riunioni, almeno nella mia regione, ma ogni volta mi capita di andare anche fuori, mi sembra che i nostri riferimenti, la nostra base sociale, la parte soprattutto importante del movimento, mi sembra che la parte più militante del partito sia ancora forte, presente, anche se non mancano criticità, sbandamenti, delusioni. Certo, il voto propone che si rifletta, noi in Toscana si continuerà in questo modo, non so se al prossimo giro anche nelle regionali saremo così tranquilli, non so che dibattito avete iniziato a fare in Emilia, ma anche qui motivi di analisi e di approfondimento ci sono. Come posso rispondere a questa domanda? Io credo che, fermo restando che ogni voto ha la sua specificità, sul voto, almeno in Toscana, ci pensano due aspetti. Da un lato, con ogni probabilità, una crisi che non è stata ancora risolta, e una frattura a volte anche nei linguaggi, nei simboli, tra noi e una parte importante del popolo e dell'insediamento storico della sinistra. Questo pesa. E poi pesano nel risultato anche divisioni locali che hanno dato di noi un'immagine di partito litigioso, spesso disposto anche farsi sgambetti per la conquista di un posto, di una posizione. Abbiamo messo in discussione sindaci per il primo e il secondo turno, cosa che deve guardarsi sempre di fare prima di avventurarci, no? Anche perché depotenziamo il sindaco subito, la parte nostra non si espone, anzi si candida in maniera alternativa. Questi errori, devo dire, sono stati fatti da tutte le parti, e io non voglio dire che vengono da una parte soltanto. Una volta qualcuno si è messo l'etichetta di anti-renziano e ha dato l'assalto in un certo modo, una volta l'etichetta di anti-renziano e viceversa si è opposto, si è frapposto. Quindi su questa condizione di carattere nazionale poi a mio parere ci sono errori anche locali. E quindi sta insieme il dibattito aperto e anche la domanda che lei mi ha fatto, a cui provo a rispondere brevemente. Noi abbiamo un passaggio che è la finanziaria o legge di stabilità. Credo che siamo chiamati a dare a questo passaggio un forte contenuto sociale a favore del lavoro, più di quanto non siamo riusciti a fare fino ad ora. Bisognerebbe lavorare per fare una finanziaria che abbia un forte contenuto sociale e a favore del lavoro, in modo che questa finanziaria parlasse davvero a quei ceti che si sentono in sofferenza, in disagio, e non lasciasse questo spazio al populismo o alla propaganda di altri. Cosa si può fare? Io ora non voglio
che ci siano alcuni temi che vanno. Io trovo che c'è un tema relativo alla povertà, che ormai molti settori della società importanti, e su cui abbiamo fatto qualcosa, ma non abbastanza. Io ho anche altro il governo nazionale di avere messo un provvedimento sulla povertà interessante, però evidentemente bisogna arrivare ad una copertura minima, che sono per 4 milioni e mezzo di poveri assoluti, definiti dall'indagine dell'Istat e dalle rilevazioni che fa anche la Caritas, e credo che questi soldi sarebbero ben spesi, perché ci sono quartieri popolari, situazioni nelle quali riuscire a combinare una giornata spesso soddisfacendo bisogni più elementari non è diventato così facile. La mia prima percezione che avevo perso di Livorno, io l'ho avuta davanti alle fabbriche, quando lavoratrici, lavoratori, una parte dei quali precari, mi faceva presente che non avrebbe avuto reddito se messa a cassa integrazione, poi dopo la fine della copertura della cassa integrazione non avesse trovato qualche altra forma per potersi sostenere. È chiaro che ci vogliono politiche attive sulle quali anche qui qualcosa si sta muovendo, ma dovrebbe muoversi molto di più. Ma è anche evidente che c'è ormai un livello di povertà strutturale nel paese su cui, a mio parere, noi dovremmo riuscire ad intervenire. Tra l'altro sarebbero anche soldi che spesi per l'economia, perché poi questi sono soldi che si rimettono immediatamente. Penso alle politiche attive per il lavoro, penso alla necessità anche di riaprire una prospettiva di assunzione della pubblica amministrazione, dei propri piani per il lavoro. Io sono per un'amministrazione produttiva e ho applicato in Regione Toscana la formula dell'utilizzo dei prepensionamenti. Quindi, in Toscana, maggiormente in Italia, ma anche in Toscana, non è che ci si può alzare il dito per dire voi fate assistenza o chissà cosa, non è questo il punto, no? Il punto è però quello di sapere che se non abbiamo pubbliche amministrazioni che si ringiovaniscono di personale, che portano con i giovani anche culture nuove, che riescono ad intervenire su settori sui quali stiamo cominciando a cercare un po' di difficoltà pesanti, penso alla sanità. I nostri pronto soccorso funzionano male, anche laddove siamo impegnati a farli funzionare, perché manca personale. Perché da tempo il contenimento dei costi ci grava e ci fa tutte le volte tagliare, e alla fine sei al punto che probabilmente tagli. Penso a settori come quelli dell'ambiente, della cultura. Io credo che qui potrebbero essere lanciati segnali importanti. Credo che la riduzione delle tasse andrebbe fatta in modo mirato, penso soprattutto alla riduzione delle tasse per quelle imprese che investono. C'è già qualcosa di accennato importante, in vigore, fatto nella precedente finanziaria. Io trovo che riduzioni indifferenziate non siano opportune da parte di crisi, perché rischiano anche di essere così. Acqua che spargiamo, che il sole della crisi secca rapidamente, mentre invece abbiamo bisogno di sostenere imprese che fanno fatturato e imprese che investono. Io credo che queste imprese ci sono, nel nord e nel sud. E il provvedimento mirato a favore di queste imprese per ridurre le tasse probabilmente potrebbe dare non solo il segno di un'alleanza con la parte più sana e dinamica delle forze produttive, ma anche un impulso importante all'economia. E poi credo ancora che gli investimenti pubblici vadano rafforzati. Io ho fatto dei conti e purtroppo non è che in questi 3 anni si sia avuto un aumento degli investimenti pubblici. E gli investimenti pubblici possono diventare davvero una leva importante per creare occupazione, lavoro e anche per modernizzare il paese. Su questo il governo sta facendo qualcosa, però se tiro un rigo, ecco, diciamo, non trovo quell'aumento che dovrebbe essere fatto. Io mi auguro che la
Stati, credo sarebbe un risultato forte per noi, un Stato forte. E qui penso che bisogna produrre un segno di cambiamento, una svolta che abbia un peso e che sappia davvero parlare a una parte definita del Paese, ecco, una parte che è quella che in questa fase si dimostra più sofferente, meno rappresentata. Naturalmente tutto questo si inserisce in questo dibattito sull'Europa. Me la cavo con una battuta: l'Europa pensa molto alla liquidità, Renzi sta facendo un buon lavoro per rimettere in discussione vincoli e politiche di austerità. Mi domando davvero se basta il piano Juncker. Io, se vado in giro e chiedo cosa ha fatto il piano Juncker, non lo so, ma è un po' massimo. O anche imprenditori di solito. Juncker con una leva di 22 miliardi vuole attivare 600 miliardi. L'Italia in questi anni di crisi ha perso da sola 600 miliardi di investimenti nel settore pubblico. Vedo che sulla liquidità non c'è risparmio, se andate a sparlare con la nostra gente, sì, capisce l'importanza delle banche e allo stesso tempo però potrebbe anche che ci fossero più investimenti. Domando davvero se siamo a Bologna, la prima volta che Renzi un piano di investimenti fu sul Sole 24 ore, lo proponeva il presidente Romano Prodi, impegnando anche con meccanismi innovativi risorse europee che potevano essere prelevate dai tesori nazionali come garanzia. Di tutto questo in Europa ancora non se ne parla. Bisognerebbe che gli investimenti pubblici allora almeno quelli fossero messi fuori dal patto di stabilità. E l'ultimo consiglio, se posso dare, altre tre riunioni del Consiglio europeo dei primi ministri e la propaganda populista di la Chiara. Io non so se è più utile andarci o non andarci, perché se tutte le volte noi vediamo il nostro Presidente del Consiglio che si impegna e poi il risultato è sempre troppo poco, è sempre poco convincente, anche questo. Se vogliamo dare robustezza all'Europa bisogna che diventi un tema sul quale discutiamo. Io sono convintamente europeista, ma questo tipo di Europa alla fine finisce per giustificare anche certi comportamenti, certa propaganda. Quindi grande adesione, lo dico convintamente, al lavoro che si sta facendo in Europa, piena adesione, semmai questa battuta finale potrebbe dire facciamoci, proviamo a farci valere. Più proviamo a mettere sul campo messaggi più forti, perché se questo non avviene il rischio davvero è che una parte sempre più consistente sia attratta da quel messaggio che dicevo. Io ho provato a fare un conto: se qualcuno per ora non è stabilito comincia a leggere la propaganda piena che ha fatto Faregi in Inghilterra e comincia a farla più da noi, credo che diventa anche per noi difficile sostenere un'idea di Europa molto astratta quando poi non corrispondono politiche concrete. Quindi davvero c'è bisogno. Io penso di dare una battaglia politica ancora più convinta e ancora più determinata, anche forse nelle forme, nei linguaggi, nei modi anche di rappresentarci. Bisognerebbe davvero riuscire a smarcare da questa Europa, pur stando dentro l'Europa per cambiare, il nostro partito, il modo con cui anche ci rappresentiamo, il modo con cui anche riusciamo insomma a raccontare la nostra presenza nell'organismo europeo. Ci vado sempre, io come Presidente di Regione, e tutte le volte non riesce a far passare neanche l'idea che l'Europa occorre un minimo di assicurazione per 10 milioni di disoccupati di un periodo, perché c'è una parte che si alza, compresa quella dei socialisti, che dice, scherziamo, questa è materia che non può riguardare l'Europa, è materia che deve riguardare gli stati nazionali. Questa Europa così